Buongiorno, buon pomeriggio, buon e direi buonasera perché sono le 9:30 più o meno di sera. Faccio il mukbang perché dopo, più tardi, farò una live, forse, forse, non so, ma voi l'avrete già sicuramente vista. Allora, mukbang con pomodori, mozzarella, olive, 3 fettine di crudo, 3 fettine di bresaola e basta. Un piatto direi abbastanza fit perché sinceramente mozzarella non è una intera e mezza mozzarella. Poi ci sono 5-6 olive, il pomodoro che gli ho messo l'origano, anche la mozzarella, 3 fettine di 3 o 4, no? 3, che ormai si sono anche rinsecchite perché da cretina l'ho lasciate fuori dal frigo e un po' di crudo. Buon appetito a me. Mangerò un pezzetto di pane perché di solito io pane non ne mangio mai, però. Ah, c'ho un prurito al naso che lo potete capire. Buon appetito comunque a chi mangia insieme a me. Ok? Ecco qua. Cin cin, no, cin cin, si dice buon appetito. Ah. Adesso che fa caldo, personalmente almeno mangio solo roba fredda. Un insalatone. Ero indecisa stasera se mangiare questa roba qua o mangiare l'insalatona con la feta, che devo ancora mangiarla. Però ho detto, vabbè, dato che faccio il mukbang, ho detto, mangio questa roba qua. Allora, vi devo raccontare chi c'era in live, si ricorda. Che avevo detto che avrei raccontato una storia che però la dovevo pulire e ripulire. Io cercherò di ripulirla e dirla nel migliore dei modi, che sia non volgare, non ok. Farò di tutto. Quanto adoro i pomodori, voi non potete capire. Il bello è che poi mi provocano mal di pancia i pomodori, però non so resistere perché io li amo, specialmente adesso che sono di stagione, li amo. Allora, torniamo a noi. Mangiamo sta fetta rinsecchita. Buono. È a bresaola. Allora, io parliamo di molti anni fa, eh. Io mi dovevo ancora sposare. E si andava in discoteca, ebbene sia la domenica pomeriggio. Chi è della mia età si ricorda che una volta si andava alla domenica pomeriggio a ballare. Adesso non più, vanno solo di sera, ma una volta alla domenica pomeriggio andavi a ballare in discoteca, no? Perciò ero andata a ballare al nord-est. E lì avevo conosciuto un ragazzo che era bellissimo, mi ricordo, capelli lunghi. Bello.
Scusate, ma come sempre è difficile parlare e mangiare, anche perché poi io sono una che mastica molte, molte, che adesso mastico di meno, ma ho la fobia proprio di masticare sempre tanto la roba perché ho sempre paura di strozzarmi. Ho proprio questa fobia qua, perciò mastico, mastico sempre tanto. Allora, vado al nord-est. Io avrò avuto, credo, 18 anni, penso 19 forse. Conosco sto ragazzo bellissimo, lui e altri anche, perché sapete, una volta c'erano le comitive grandi, no? Perciò dentro si balla, si parla, si conosce. Dopo un po' mi chiede se volevo andare a fare un giro con lui, no? Ecco. Sì, giro. Ecco. Sì, ok. Allora, voi dovete pensare che era estate e c'erano 40 gradi all'ombra, credo, no? Voi sapete che quando vi succedono determinate cose, possono passare anche 50 anni, ma ve le ricordate, no? Almeno io, a parte che io veramente ho una memoria che mi ricordo anche, ve l'ho detto tante volte, mi ricordo scene ancora di quando ero all'asilo, giuro, mi ricordo. Faccio più fatica a ricordarmi le cose successe un mese fa che le robe successe 50 anni, 50 no, più di 40 anni fa. Perciò conosco sto ragazzo, mi dice sì, andiamo a fare un giro qua e là, ok, usciamo da sta discoteca, no? E andiamo in macchina, lui c'aveva lo squalo. Ve lo ricordate lo squalo? Anche qua chi ha la mia età se lo ricorda, era quella macchina lunga, lo squalo aveva, mi ricordo, bellissimo, che una volta era macchina che chi, i ragazzi che avevano quella macchina lì erano visti molto meglio perché era una macchina bella all'epoca. Ma il colore non me lo ricordo, però saliamo, andiamo. Andiamo per le campagne. Siamo andati in Camporella. Perché come vi ho detto tante volte, no? Una volta. Allora, c'era più, cioè quando voi conoscevate i ragazzi una volta non c'era volgarità, ok? Perché era molto diverso da adesso, perché anni fa, almeno quando avevo 18 anni io, non è che andavi in camporella per fare l'atto sessuale intero, magari andavi e ti accontentavi magari di fare il bacio, la pomiciata, la palpatina, un po' di preliminari, ma ti fermavi lì, non facevi l'atto di per sé, capito? Ecco. Invece adesso tendono subito a fare tutto, no? Ecco. Una volta si era un po', tra virgolette, pudici su sta roba qua. Perciò andiamo e andiamo in campagna. Voi dovete pensare che era caldo. Abbiamo trovato l'unico albero. In una stradina c'era un albero grande. Ha parcheggiato sotto quell'albero lì che c'era l'ombra, no? E lì ci siamo messi, ha acceso la radio, sai, lì un po' a parlare, un po' c'erano i baci, due baci, tre baci, una pomiciata, poi sai, si era vestiti anche poco perché era estate. Da lì lui ha fatto, perché faceva veramente caldo, andiamo sotto all'albero qua, ha detto c'ho la coperta dietro, perché una volta ricordatevi che era rigorosamente tutti i ragazzi in macchina c'avevano il plaid. Perché appunto una volta ci si arrangiava come meglio si poteva, si andava in camporella e ecco, tira fuori sta coperta e ci mettiamo sotto
a sta pianta lì sdraiati lì che ci si baciava, palpatina di qua, ecco. Però è successo che è stato punto da un'ape. C'era proprio, mi sa, un alveare o cosa, perché ce n'erano molte. E gli ha punto qua dietro nella schiena, ok, qua dietro, ecco. Perciò lì non dramma, però appuntura di un'ape subito fa male, brucia, perciò aia aia aia, guarda, gli ho tirato via io, mi ricordo il pungiglione con le unghie, gli ho tirato via il pungiglione, aveva una bottiglietta d'acqua che era calda, gli ho buttato sopra quella e si è stati lì un pochettino fino a che un po' gli era passato il bruciore, capito? E lì non siamo rimasti lì, abbiamo detto no, siamo tornati dentro in macchina perché appunto c'è cioè, con le api, ecco, siamo tornati dentro in macchina. Però dentro in macchina, cioè non è che potevi stare coi finestrini giù perché appunto eravamo lì dove c'era l'unica pianta e dove c'era ombra, ok? E coi finestrini su. Ok, ecco. Perciò torna in macchina, finestrini su, 40 gradi, un caldo, e lì tirati giù i sedili. E lì, ecco qua è dove, e qua è dove mi devo fermare perché non so come mettervela giù, perché ho detto che la dovevo raccontare, però pulendola e tirando via le zozzerie, però non è facile farvi capire le cose senza dirvi niente, capito? Perciò sono un po' in difficoltà. Per le bigotte. Diciamo. Ho detto che mastico mille volte. Diciamo che non abbiamo fatto l'atto sessuale di per sé. Abbiamo fatto un po' ciuccia di qua, un po' ciuccia di veneti capiranno, abbiamo fatto un po' ciuccia di qua, un po' ciuccia di là. Penso che avete capito, no? Non abbiamo fatto l'atto. All'estate è buono il calippo. Eh sì, buono il calippo l'estate. A me piace molto, a voi piace? Che gusto? No. Penso che a Genova lo chiamano il soffocotto. Penso.
Però non sono sicura. Non sono stata volgare. Voi dovete capire, no? Che eravamo lì in tranquillità. Ciuccia de chi, ciuccia. Eravamo qui in tranquillità, ciuccia de chi e ciuccia de là. No, ciuccia de chi, ciuccia de là. In ciuccia de chi e ciuccia de là, l'ombra dell'albero si è girata, perciò noi eravamo in pieno sole. Praticamente un caldo che si moriva, non si poteva stare, vi giuro. Perciò accende la macchina. E andiamo più avanti, ok? Io ho detto, io morivo, proprio non ce la facevo perché finestrini su, aria condizionata non esisteva. Ormai il sole era girato e non si poteva neanche mettere la macchina dall'altra parte perché c'era tipo una specie, adesso mi ricordo se c'era una rete, una siepe, non mi ricordo, comunque non si poteva. Parte in macchina, ho detto andiamo più avanti, troveremo un po' di ombra. Andiamo avanti. E troviamo l'ombra, ok? Troviamo degli alberi di ombra. Ci fermiamo lì. Mi ha detto, vabbè, stiamo lì. E lì. Diciamo che si era talmente sudati che sono in difficoltà, ragazzi, perché non so come farvi capire le cose senza essere volgare. Lo sapevo che non dovevo raccontarla, l'avevo detto. Sto cercando di ripulirla il più possibile, però allora diciamo che eravamo talmente sudati che tipo sgusciava via come un'anguilla, capito? Cioè da sudati che si è, cioè sgusciava via come un'anguilla, cioè una roba allucinante. Ecco, passatemela, vi prego, non so come spiegarlo, non so come dirvi la cosa. Cioè più di questo non posso, capito? Ecco, cercate di arrivarci voi senza che vi dica, ecco. Poi si sì, lì avevamo praticamente finito quello che stavamo facendo. Arriva, sentiamo un rumore. Arriva un trattore. Un trattore di quelli che poi che buttano fuori il letame. Sapete, quelli che girano buttano fuori il letame. Eravamo lì, si può dire, in déshabillé. Ecco, perciò ci vestiamo alla veloce. Passa sto trattore, va dritto perché ci eravamo messi al lato di una strada, però una strada di campagna, capito? Ecco. Però alla fine della fiera, che poi la storia è finita, è successo questo, io ve l'ho raccontata per. Sarebbe stata bella se ve la potevo raccontare tutta, ragazzi, però fidatevi, non posso. Cioè non posso perché altrimenti veramente. Ho cercato di raccontarvi quello che potevo e come potevo, però. Capitemi. Ma voi pensate che alla fine, quando abbiamo finito il tutto, che ci siamo vestiti. Buono, è San Daniele questo, un po' secco perché l'ho lasciato fuori dal frigo, però
Buono. Poi avevo fame, non avevo neanche pranzato. Voi pensate che alla fine, quando abbiamo finito il tutto ed è stata ora di vestirci, non ci si riconosceva più, cioè non eravamo più le stesse persone praticamente che erano partite dalla discoteca, perché io ero sfatta, perché voi dovete pensare che una volta non è che c'erano i trucchi Whirlpool, Water, Fluke, quella roba lì, quei trucchi che li mette su e puoi andare sotto acqua e resistono. Io mi truccavo i trucchi di Cioè, c'è una matitina nera grande così, avevo un po' di, cioè, un po' di blu sopra, cioè i trucchi di una volta, no? Perciò col caldo si era sciolto tutto, mi sembrava di essere un panda in via di estinzione, capito? Ecco. Ma non vi dico lui. Lui, vi giuro, parte i capelli tutti scompigliati. Ma dietro, vi ricordate che ho detto all'inizio che aveva preso la puntura dell'ape? Cioè, gli si era gonfiata talmente tanto la spalla che non sembrava manco umano, cioè mi sembrava di essere insieme a Nostradamus lì. Chi è? Quello lì, il gobbo di Notre Dame lì. Quello di. Il gobbo di Notre Dame è quello, no? Com'è che si chiamava? Nostradamus? Mi sbaglio, com'è che si chiamava il gobbo di Notre Dame? C'aveva un nome. Non mi ricordo. Nosferatu, forse. Beh, non mi ricordo. Comunque, gli era uscita tipo una gobba che veramente sembrava il gobbo di Notre Dame, vi giuro. Un gobbo sembrava. Era gonfio tanto così, ma tanto gonfio era, eh. Cioè siamo usciti di lì, mi ricordo che eravamo sfatti. Io sento col trucco tutto colato, lui con la gobba dietro. Vedete, anche qua vorrei dirvi anche il resto, però non posso spiegarvi. Dell'anguilla sgusciata che sembrava diventata. Non posso, capito? Cioè, io vi spiegherei le cose come ce le ho. Io ce le ho in testa le cose da dirvi, però non posso dirvele, capito? Comunque fidatevi, cioè, perché veramente 40 gradi all'ombra, dentro in macchina. Un caldo che poi quando hai quell'età lì non è che stai tanto a badare il caldo qua e là, ti lasci prendere dagli eventi, dalle situazioni qua e là e chi se ne frega. Però vi giuro che dopo, ma anche durante, cioè il caldo, tutti sudati che te sgusciavi via come lì un'anguilla perché sgusciava dappertutto, cioè scivolava. No, dai, non posso dirlo, cioè, fidatevi, non posso andare avanti col discorso, però fidatevi di me che siamo usciti in una situazione veramente che era penosa e pietosa, guardate, non eravamo neanche più noi lì, non eravamo. Però guardate, io vi giuro che mi sono divertita da morire. Queste cose qua fatte in piena
adolescenza, lì 18 anni, così sono le più belle, quelle che ricordi di più, anche se sono state alla Fantozzi, ma chi se ne frega, però sono cose che poi non succedono più, no? Che te ne frega, anche se succedono, che succede qualcosa, imprevisti qua e là, te la godi e basta. Vabbè, grazie ragazzi, io ho detto tutto, quel che potevo dire, ve l'ho detto, avevo promesso che ve lo raccontavo, vi ho raccontato quel che ho potuto, vi mando un bacio, iscrivetevi se non siete iscritti, mettete un like se volete metterlo, a chi fa piacere sotto c'è il cuoricino dove potete schiacciare e scrivere un messaggio vostro, a vostro piacimento, e donando i 2 euro, i 5 euro, quello che volete, io ve l'ho detto, quello che volete fare, fate. E vi mando un bacio. Ciao!